Senatore Luca Zaia, cosa significa per l'economia, per il territorio, iniziative come quella della Fiera del Rosario e della campionaria d'autunno? Beh, direi un grande incentivo alle nostre produzioni, il sapere di guardare al futuro con positività e soprattutto dimostrare che da noi si fa ricerca e innovazione. E qualcuno lo vuole liquidare come delle banalità, le nostre fiere sono veramente fiere della ricerca e dell'innovazione. Sindaco Andrea Cereser, lo diciamo ogni anno, forse questa è la volta buona, è l'ultima edizione all'interno dei padiglioni di Via Prelungo. Ma diversamente da altri anni, in questo caso ci sono le risorse per poter fare queste trasformazioni, quella delle stazioni, quella ferroviaria, quella degli autobus, quella del recupero della cantina dei talenti, complessivamente 10 milioni sono già stati resi disponibili, parte dal governo e parte da soggetti diversi. Quindi l'auspicio è che, presentando i progetti quest'anno, avviando i lavori il prossimo, come prevede la scaletta, entro il 2019 ci sia il completamento dei lavori. Angelo Faloppa, presidente Confcommercio. L'anno scorso oltre 120.000 visitatori, naturalmente è stata la risposta forse più immediata del grado di soddisfazione, anche se dal suo punto di vista come presidente Concommercio la soddisfazione più bella è stata quella dei commercianti, dei suoi colleghi. Sì, commercianti e imprenditori in generale, perché avere il plauso e il ringraziamento da parte loro dicendo che hanno fatto affari e che la fiera è stata molto utile, in un momento in cui tutti dicono che le fiere non servono più a niente. Quella di Sandonà invece riesce ad avere un successo di questo tipo, vuol dire che è il territorio giusto, la formula giusta e probabilmente ci abbiamo messo anche del nostro per dare soddisfazione a tutti questi stendisti e a questi imprenditori. Madrina di quest'anno dell'edizione 2017 Linda Pani, finalista di Miss Italia, proclamata Miss Equilibra, la fascia nazionale, e Miss Social, la prima Miss Social, cioè praticamente sei la Miss 2.0, anzi ormai 3.0. Salve a tutti, è esattamente questo, è un onore per me essere qui anche perché ricopro due ruoli abbastanza importanti e che sono fiera di portare con orgoglio, così come il fatto di essere veneta e di essere qui in questa occasione, per cui sono proprio felice. Fiera del Rosario, che è le fiere, è una e tante. È una e tante e soprattutto oggi è una prospettiva di quello che potranno essere, cogliendo le opportunità che si stanno offrendo ai produttori, alle aziende e anche alle istituzioni.